è sport. Solo su Rete Sport. Terzo giorno di ritiro austriaco a Bad Waltersdorf, in una giornata davvero importante, perché mentre Tavecchio diventa il nuovo presidente della Federcalcio, esce il comunicato ufficiale: la Roma è tutta di James Pallotta, ha ceduto il 31% dell'Unicredit per 33 milioni di euro. Ma prosegue il lavoro della squadra sul campo, è durato solo 45 minuti l'allenamento pomeridiano, interrotto a causa di una bufera che si è scatenata sul ritiro austriaco di Bad Waltersdorf, mentre nella giornata tante le iniziative che hanno visto protagonista alcuni giocatori della Roma in mattinata, la sessione degli autografi con Urbi Emanuelson e Juan Manuel Iturbe nel pomeriggio, come accadde anche a Riscone di Brunico. I commessi sono diventati giocatori, anzi giocatori sono diventati commessi, gli AEC e Pjanic si sono divertiti all'interno del Next Door. Abbiamo preso la fiducia, tornato la fiducia, per essere così, come tutti voi dici, a pari della Juve. Però io sempre vado a parlare di umiltà, dobbiamo ancora vincere qualcosa per essere come loro. Loro già hanno vinto 3 scudetti, no? A me è importante fare lavoro sul campo, non venire qua a parlare, possiamo vincere, però dobbiamo fare a campo per tutti vedere che possiamo veramente vincere. Siamo 30 giocatori, non solo uno. Quello che quando si vince non è solo il capitano che vince, o solo De Rossi che vince, o solo Giorgino che vince, no, si vince con 11 che gioca, quello che entra, quello che fa allenamento tutti i giorni. Allora una squadra di scudetto non è un giocatore, però sono 25-30 giocatori che si vince scudetto, non solo con uno. In calcio è così, no? Uno viene, l'altro va via, è sempre così in calcio, questo mai va a cambiare.